risposta immediata ai sensi dell'articolo 151 bis del regolamento al Ministro dell'Interno su gestione dei flussi migratori e risorse e organizzazione delle forze di polizia. È in corso la diretta televisiva. Passiamo alle interrogazioni sulla gestione dei flussi migratori. I senatori iscritti a parlare hanno facoltà di rivolgere la loro domanda al Ministro dell'Interno, onorevole Alfano, per 2 minuti ciascuno. Senatore Russo è invitato a prendere la parola. Prego. Grazie Presidente. Signor Ministro, è evidente che le politiche relative al fenomeno complesso e terribile, come abbiamo visto anche più volte in quest'Aula, dei migranti, sono politiche europee e politiche nazionali, ma sappiamo che nel nostro Paese l'anello debole della struttura di accoglienza rischiano di essere gli enti locali, in particolare i comuni, su cui molto spesso ricadono impegni non sempre affrontabili dalla struttura amministrativa e organizzativa di quelle realtà. E per fare una battuta, tutti se la prendono con i sindaci, sappiamo insomma quale sia il terminale immediato delle rimostranze dei nostri cittadini e l'impegno di tutti credo sia non lasciarli soli in prima linea. Allora, quattro richieste di approfondimento rispetto a questa difficoltà. La prima, dai comuni ci viene detto non bastano le risorse, manca probabilmente la programmazione rispetto alla capacità, come è stato fatto in altri paesi, di immaginare strutture, rispetto a un fenomeno che ormai è strutturale, delle strutture che vengano messe a disposizione dell'accoglienza, non di volta in volta recuperate dalle diverse disponibilità. E in particolare, sarebbe interessante sapere se in questa programmazione c'è spazio per una più diffusa presenza dei migranti attraverso la formazione di strutture piccole e quindi più capaci di essere recepite dal territorio. La seconda è una segnalazione. La nostra normativa oggi non permette ai migranti di lavorare. Però sappiamo che questo sarebbe importante non solo per dare dignità a queste persone, ma anche per favorire un'integrazione e un'accoglienza da parte dei territori. La terza sottolineatura è relativa alla certezza dei trasferimenti e alla qualità dei trasferimenti agli enti locali, soprattutto rispetto alla tempestività, perché qualche volta questo mette in difficoltà le nostre amministrazioni. L'ultima battuta, relativa anche alla realtà da cui provengo, le realtà le regioni di frontiera hanno problematiche in parte diverse nella distribuzione dei flussi. Non c'è solo Mare Nostrum, ci sono anche altri flussi che vengono via terra. Quindi chiedevo al Ministro quale sia l'orientamento anche in futuro per meglio ponderare questo fenomeno. Grazie. Grazie. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà. Signor Presidente, signor Ministro, l'operazione Mare Nostrum è stata al centro di mille polemiche e contestazioni. C'è chi ne dà, e anche il Governo, una lettura positiva. Noi riteniamo che non ha evitato una lunga serie di tragedie, anche in queste ore, mi pare che dalle notizie se ne aggiunga una in più, né ha scoraggiato i trafficanti di persone che, anzi, sapendo di essere soccorsi a un certo punto del loro tragitto dalla Marina Militare Italiana, si sono sentiti ancora più facilitati nel loro turpe e speculativo traffico. Si era parlato inizialmente di un costo di 1 milione di euro mensili, siamo arrivati a oltre 9, poi forse 11 o ancora di più se si contano tutte le cifre anche riguardanti il personale. Ci sono le erogazioni che vengono concesse ai singoli che arrivano, superiori a quelle di cui godono tanti italiani. Abbiamo parlato poc'anzi di gravi crisi sociali e occupazionali che dovrebbero indurci a una priorità nella gestione delle risorse limitate. Abbiamo un problema sui comuni che si scarica e poi questo subentro europeo che non si capisce bene come avverrà. Frontex si è lavata le mani più volte dicendo che comunque l'Italia ha le sue responsabilità. L'operazione Triton che dovrebbe scattare tra qualche ora ha contorni incerti. La Germania ha detto che dall'estate, ora fa freddo quindi d'inverno è un po' rischioso, metterà a disposizione un elicottero e 10 poliziotti. Verrebbe da ridere se non fossimo di fronte
a un'autentica tragedia. Avevano ragione altri governi, lei mi pare ne fece anche parte, che con gli accordi bilaterali con alcuni paesi, anche la Libia dell'allora vituperato Gheddafi, avevano contribuito con la guida di Berlusconi a bloccare le partenze. Noi indirizziamo verso quella politica e vogliamo sapere costi, cifre, previsioni attendibili per quanto riguarda Triton, così si chiama questa nuova operazione nel quadro di Frontex, visto che molti paesi sono disinteressati, ostili. Cameron, che viene elogiato da molti anche da sinistra per le sue posizioni liberali in materia di diritti civili, è stato durissimo nelle ultime ore nei confronti di Mare Nostrum e di alcune operazioni. Spero che lo citino anche in questo caso coloro che dalle varie parti politiche ne hanno fatto un modello. Siamo preoccupati, siamo insoddisfatti, vorremmo sapere da lei quali sono le prospettive a cui andiamo incontro. Grazie. Senatore Endrizzi, è iscritto a parlare, ne ha facoltà. Prego. Signor Ministro, i flussi migratori devono essere gestiti prevenendo la fame e le guerre nei paesi di origine, semmai organizzando l'accoglienza nei paesi limitrofi. Quelle che chiamate missioni di pace armata hanno rafforzato dittature e tensioni e gli sbarchi aumentano. Vi siete illusi di bloccare una moltitudine nei porti della Libia, ma i vostri accordi con la Libia sono falliti, come fallì la linea Maginot. A migliaia muoiono in mare, centinaia di migliaia sbarcano e le nostre popolazioni patiscono disagi, danni al turismo, ricadute sull'ordine pubblico e sulla sicurezza sanitaria. È come un'alluvione. Ma angeli del fango dall'Europa non ne arrivano. La decantata operazione Triton, o Triton all'inglese, conta solamente due navi pattuglia, due motovedette, due aerei e un elicottero, scaricando dunque il carico sulle nostre forze dell'ordine per il controllo litoraneo in mare e a terra, già complicato peraltro dal rischio infettivologico. E il governo? Nella legge di stabilità si accinge a bloccare le assunzioni per le forze di polizia e ulteriori tagli per 146 milioni. Aumenta di 200 milioni la spesa per l'accoglienza agli immigrati, portando la retta giornaliera a 50 euro. E si stanziano ulteriori 850 milioni per le missioni militari. Dunque, signor Ministro, le chiedo con quali misure intende tutelare la sicurezza dei cittadini e la sicurezza infettivologica degli agenti che reggono l'urto in prima linea, formazione, addestramento, dispositivi sanitari. E visti i tagli, quanti agenti dovrà distogliere da altre delicate funzioni e quante auto resteranno senza benzina o manutenzione? Quanti espatri forzati sono stati eseguiti nel 2014? Con quali criteri di trasparenza si affidano gli appalti per le strutture di ospitalità? Se poi volesse spiegare i motivi della chiusura del centro CARA di Partagna, i cittadini ne sarebbero sollevati. Grazie. È iscritto a parlare il senatore Sacconi, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Signor Ministro, io vorrei interrogarla soprattutto con riferimento all'operazione Triton, della quale vorremmo capire la portata, perché ci sembra essa rappresenti in vero una straordinaria novità. E devo dire che se Mare Nostrum, oltre alle funzioni umanitarie che ha svolto, potesse concludersi con l'avvio finalmente di un intervento europeo nel Mediterraneo, già avrebbe raggiunto un grande scopo. Da quando nel 1984 primo ministro europeo Gianni De Michelis lanciò l'allarme di grandi flussi migratori che si sarebbero inesorabilmente mossi dalla sponda sud del Mediterraneo verso l'Europa, sarebbe questo il primo momento nel quale l'Unione degli Stati europei prende coscienza di un compito comune, e mi sembra che Triton possa avere queste caratteristiche. Ce le precisi e ci precisi magari anche quali possono essere le ulteriori evoluzioni dell'impegno europeo affinché anche le funzioni dell'accoglienza possano essere quanto più condivise, affinché non solo sia riconosciuta una libera circolazione ai profughi, ma più in generale questo grande esodo determinato dai conflitti, dalle persecuzioni, ma anche dalla povertà, possa essere giustamente affare di tutti e non soltanto degli italiani. Grazie. È iscritto a parlare il senatore De Cristofaro, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente.
Signor Ministro, da tempo sentiamo i vostri annunci, gli annunci del Governo sul passaggio, sul presunto passaggio da Mare Nostrum a Frontex Triton dell'Unione Europea, che avrebbe il compito, tra le altre cose, di coordinare la cooperazione operativa tra gli Stati membri proprio in materia di gestione delle frontiere esterne. Lei sa, forse lo ricorda, che noi in quest'Aula abbiamo chiesto nel corso dei mesi e delle settimane passate di proseguire invece l'operazione Mare Nostrum, che dal nostro punto di vista è una garanzia inderogabile di salvezza della vita dei migranti imbarcati dalle coste della Libia e dell'Egitto verso l'Italia. E abbiamo anche più volte sostenuto la necessità e l'urgenza di una politica di soccorso dei migranti, di accoglienza dei rifugiati, di ingresso regolare sul territorio europeo, delle donne, dei bambini, degli uomini, che molto spesso, quasi sempre, come sappiamo, scappano dalle guerre, e scappano da guerre che troppo spesso è stato proprio l'Occidente a causare o comunque a non risolvere, spesso con vere e proprie insensate missioni militari. E allora vorremmo sapere, Ministro, come si pensa che Frontex possa sostituire Mare Nostrum con la stessa efficacia e con le stesse modalità operative, visto che ad oggi non si conoscono né le risorse messe a disposizione dall'Unione né i paesi che vi hanno aderito, visto che per esempio la stessa Inghilterra ha dichiarato di non partecipare e visto anche il numero molto esiguo delle navi e dei mezzi di cui si ha notizia. Grazie. È iscritto a parlare il senatore Centinaio, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Beh, signor Ministro, come ben lei sa, noi siamo contrari a questa invasione agevolata da lei e da questo governo. E all'interno di questa invasione c'è un problema particolare, che è il problema dei minori, i minori non accompagnati. I minori non accompagnati che, come sa benissimo, sono affidati ai servizi sociali dei comuni, ed in questo momento i comuni italiani non riescono a far fronte a questa spesa. Secondo i dati del Ministero, del suo Ministero, nel 2014 i minori arrivati in Italia sono stati 6.722, di cui quasi 5.000 non accompagnati, e la maggior parte di nazionalità eritrea, somala ed egiziana. ANCI ha dichiarato questa problematica, ha dichiarato il fatto che i comuni non sono più in grado di sopportare questa spesa così importante. E le faccio un esempio, così almeno lo vediamo tutti a cosa sono costretti a sopportare i comuni. Il comune di Pavia in questo momento ha in affidamento 55 minori egiziani, tutti di nazionalità egiziana, 80 euro al giorno per 55 per 365 giorni. Fate voi il conto di quanto il comune di Pavia dovrà sostenere. Cosa che è interessante, importante da evidenziare, è il fatto che l'ambasciatore egiziano qualche giorno fa in audizione nel Comitato Schengen non si capacitava del fatto che l'Italia è l'unico paese europeo che non rimanda indietro i minori che arrivano sul suo territorio. È l'unico paese europeo, tutti gli altri li rimandano ad eccezione di noi. E questo non ce lo dice il senatore Centinaio della Lega, lo dice l'ambasciatore egiziano. Quindi a questo punto la cosa che le chiediamo è, auspicando una lotta a questa invasione, le chiediamo di far sì che l'accoglienza dei minori stranieri non gravi sui bilanci dei comuni, anche valutando la possibilità di escludere dai vincoli del patto di stabilità al quale gli enti locali sono stati destinati le spese almeno per l'accoglienza e la gestione di questi minori non accompagnati. Grazie, ribadendo sempre la lotta a questa invasione. Grazie. È iscritto a parlare il senatore Di Biagio, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Signor Ministro, il nostro Paese è ormai divenuto il catalizzatore dei flussi di esseri umani in fuga da un Medio Oriente e un'Africa incredibilmente instabili. In questo quadro la gestione dei flussi è una problematica su cui ci troviamo costantemente in prima linea, che pone numerose questioni sugli strumenti di accoglienza, gli istituti di protezione riconosciuti agli emigrati e la formazione degli organi deputati a gestire operativamente la questione. Tutte dinamiche lasciate di fatto alla discrezionalità degli uffici territoriali, senza direttive precise a livello centrale e fuori dal necessario inquadramento della prospettiva comunitaria. Secondo i dati Eurostat, l'Italia dal 2010 al 2012 è stato il Paese membro con meno procedure rigettate sulle istanze di asilo. Ha respinto il 20% delle domande presentate rispetto a una media europea del 70%.
ma ad esempio solo il 9,3% delle domande accettate dall'Italia nel 2012 rispetta le direttive della Convenzione di Ginevra. La legge di delegazione europea per il secondo semestre del 2013 ha richiamato l'Italia a una maggiore attenzione all'iter di procedure di riconoscimento dell'asilo, ponendo anche il problema della formazione specifica degli organismi e del personale coinvolto. Le chiedo quindi quale iniziative il Governo ha intrapreso per conseguire questi obiettivi anche nell'ottica di quel raccordo e quella armonizzazione con cui l'Unione Europea, che è divenuto elemento imprescindibile per una corretta, efficace gestione della problematica. Grazie. Iscritto a parlare il senatore Maran, ne ha facoltà, prego. Signor Ministro, in questi mesi si sta registrando un incremento costante, esponenziale, di richieste di riconoscimento dello status di rifugiato presso la Commissione territoriale di Gorizia. Gorizia, ma tutto il confine orientale. Continua a essere meta di nuovi arrivi e le strutture sono sature. Il punto qual è, però? Che si tratta in buona parte di persone che hanno già formulato una richiesta di protezione internazionale presso un altro paese dell'Unione Europea, rispetto alla quale le autorità competenti si sono pronunciate negativamente. Si tratta insomma di persone che provengono in buona parte dal Pakistan, dall'Afghanistan, che dopo aver vissuto per diversi anni in diversi paesi europei e non aver ottenuto da questi riconoscimento della protezione internazionale, in qualche caso si tratta di cittadini rimpatriati ripetutamente, vengono poi in Italia per presentare una nuova analoga istanza di analoga protezione presso le autorità italiane. Si registra, in altre parole, una sorta di turismo della protezione internazionale, per cui lo straniero che si vede rigettare la domanda da parte delle autorità di uno Stato dell'Unione la riformula presso un altro Stato nella speranza di vederla accolta. Ecco, posto che i parametri dell'esame sono gli stessi per tutti i 28 paesi dell'Unione e la valutazione deve essere comune, la Commissione deve poter dichiarare inammissibile la richiesta di protezione internazionale una volta accertata la mancanza di fatti nuovi ed in presenza di una o addirittura di più decisioni negative da parte di altri paesi dell'Unione Europea. I giuristi direbbero ne bis in idem. Grazie. Risponde congiuntamente agli interroganti il Ministro dell'Interno, onorevole Alfano. Prego. 10 minuti, sì. Grazie, Presidente. Mi pare che molti elementi posti dalle domande siano unificabili, sicché il nostro lavoro sarà abbastanza chiaro. Sulla questione che riguarda Mare Nostrum e che riguarda anche il livello dell'accoglienza. Provo a seguire prima un ordine cronologico rispondendo immediatamente alla domanda del collega Russo, che pone esattamente il tema centrale, cioè il mutamento di profilo dei migranti che prima erano economici, quindi il rimedio era dirgli, come facemmo nel governo 2008-2011, tu vieni se hai un contratto di lavoro. Oggi invece si tratta in buona misura di profughi, di richiedenti asilo, di richiedenti protezione umanitaria, con uno status del tutto differente che pone su di noi obblighi diversi derivanti dai trattati internazionali, oltre che dalla Carta dei diritti dell'uomo. Bene, questo mutamento dei profili ha richiesto a noi di cambiare le modalità dell'accoglienza e noi abbiamo operato una scelta strategica. La scelta strategica è quella di puntare esattamente al rapporto con i comuni e le regioni con un potenziamento del sistema dello SPRAR, del sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati. Questa nostra scelta ha avuto poi un portato anche nella legge di stabilità, ha avuto un portato che ha riguardato specificamente i minori non accompagnati, mi riferisco alla legge di stabilità, e per quanto invece riguarda la parte del decreto stadi che ha suscitato tanta polemica in quest'Aula, non era di rifinanziamento di Mare Nostrum come in modo malaccorto è stato detto, era di finanziamento di quelle strutture di accoglienza che servono esattamente per dare l'accoglienza ai richiedenti asilo, ai rifugiati,
anche ai minori non accompagnati, nella logica di una risposta, perché quando si dice richiedente asilo c'è qualcuno che deve rispondere, il qualcuno è lo Stato italiano. E allora noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo anche raddoppiato, con la possibilità anche di estendere, il numero delle commissioni che devono dare la risposta, ossia noi, in accordo con i comuni e con le regioni, abbiamo ampliato le possibilità di accoglienza per i richiedenti asilo. Abbiamo aumentato il numero delle commissioni, sicché saremo nelle condizioni di dare più velocemente risposta. Se ti spetta lo status di rifugiato, noi ti diciamo di sì; se non ti spetta, ti rimpatriamo. Questa è la strategia. Su questa strategia è importante anche la modifica delle procedure che abbiamo determinato per legge grazie al vostro consenso, e cioè la possibilità che ciascun richiedente asilo venga esaminato non da tutta la commissione, il che implicava una maggiore attesa per avere la risposta, ma anche da un singolo componente della commissione. Queste sono tutte scelte strategiche che sono passate dal Parlamento proprio per fare fronte al mutamento della natura dei migranti. E con rispetto alla telefonata che il senatore Gasparri senz'altro sta per concludere, perché sto per rispondere alla sua domanda, le richiamerà dopo, la questione rispetto al governo Berlusconi 2008-2011 è molto semplice. Al tempo i migranti erano economici e venivano dalla Tunisia. Per cui c'era un governo, sul quale non è il caso di esprimere giudizi, ma che era quello libico, stabile, e un governo instabile in Tunisia. Per cui si fece l'accordo con la Libia, ma arrivavano dalla Tunisia. Ne arrivarono 62.000 e arrivarono in linea di massima a Lampedusa. Il governo scelse allora di trasformare Lampedusa in un disastro colossale, con un forse irrecuperabile e irrecuperato danno d'immagine per quell'isola meravigliosa, che fu sottoposta a una pressione per dimostrare che stavano lì, e noi facemmo la protezione, che era derivante dalla legge che consentiva di farlo, che riguardava la protezione umanitaria. Questo cosa consentì? Consentì di gestire quella emergenza dichiarando lo stato di emergenza, per cui il punto del rapporto bilaterale oggi è la mancanza di interlocutore con la Libia. Cioè, quando oggi abbiamo una Tunisia stabile con la quale vi sono ottimi rapporti, abbiamo l'occasione di avere una interlocuzione stabile con la Tunisia, così come abbiamo un rapporto migliore, anche funzionante, in materia di rimpatri con l'Egitto, ma non abbiamo l'interlocuzione con la Libia. Quindi il suo ragionamento, che è corretto in via di principio e dice attivare un'interlocuzione con la Libia, sconta il fatto che lì non c'è stata la possibilità di avere una interlocuzione stabile. Questo tema lo dobbiamo dire con grande chiarezza, è un tema di politica di tutta la comunità internazionale, un tema di politica internazionale di tutta la comunità internazionale, che deve porre rimedio a quello che si è verificato in Libia, perché la grandissima percentuale, ma una percentuale che si avvicina al 100%, di migranti parte dalla Libia. Questo è il punto essenziale sulla collaborazione bilaterale. Terzo elemento. Sulla questione Mare Nostrum, ai primi di ottobre dello scorso anno sono morte 366 persone a Lampedusa. Queste 366 persone che sono morte a Lampedusa hanno richiesto una risposta italiana, che si è tradotta in Mare Nostrum. Mare Nostrum è stata fin dall'inizio concepita come una operazione d'emergenza per rispondere al dramma della tragedia di Lampedusa, e fu varata quella operazione chiaramente emergenziale, proprio nella logica di dare una risposta sia italiana sia agli occhi dell'Europa di una forza che, come quella delle nostre forze dell'ordine, forze armate, in primo luogo la Marina, che ringrazio per il lavoro straordinario che ha svolto unitamente a tutte le forze dell'ordine, che potesse dare una risposta a quel dramma. Si è chiesto e si è invocato a gran voce l'intervento, e questo mi dà lo spunto per rispondere anche al senatore Sacconi, dell'Europa. L'intervento dell'Europa, alla fine di un lungo e travagliato negoziato, è arrivato sotto la forma dell'intervento di Frontex.
Frontex interviene con una operazione chiamata Tritone, che ne assorbe due, e cioè Hermes ed Eneas, ma che non svolgerà la stessa funzione di Mare Nostrum, cioè Mare Nostrum arrivava fino oltre le nostre acque territoriali, oltre la frontiera di Schengen, arrivava quasi nella vicinanza delle coste libiche. Questa operazione sta alla linea della frontiera di Schengen. Il valore politico di tutto questo non sfuggirà, perché sta a significare che l'Europa torna a presidiare le frontiere. Si chiede qual è la differenza. La differenza è notevole, innanzitutto in termini di costi. Questa operazione non costa più di un terzo, anzi diciamo costa un terzo circa di quello che è costata Mare Nostrum, e certamente non è a carico solo dell'Italia, il che significa un enorme risparmio per l'Italia. Gli obblighi sono differenti, nel senso che la missione Mare Nostrum, come dicevo poc'anzi, arrivava quasi fino alle coste del Nord Africa, questa presidia la frontiera. Altra domanda che mi si pone: ma non fa allora search and rescue, non fa ricerca e salvataggio? Sì, lo farà nei limiti del diritto internazionale della navigazione, della legge del mare. Non c'è nessuna agenzia che può esonerare il navigatore, che può esonerare colui il quale sta in mare dal dovere di soccorrere chi è in difficoltà. Questo è assolutamente evidente ed è assolutamente palese, e rientra esattamente nello scopo della missione. Questa missione ha un numero di stati partecipanti che non ha precedenti nella storia dell'agenzia e nella storia dell'Europa, questo è innegabile. Poi ciascuno dà il proprio, la Germania darà un elicottero dopo, noi abbiamo acquisito la disponibilità di numerosi paesi a dare assetti aerei e navali, altri paesi che danno tecnici specializzati, altri che danno uomini che forniscono delle specializzazioni particolari e che daranno una mano d'aiuto, ed è un punto fondamentale, perché abbiamo affermato che l'Europa scende in mare e presidia alla frontiera. Non mi pare un risultato da poco. La conseguenza qual è? Che essendoci dal 1 novembre la linea a 30 miglia, non ci sarà la possibilità di tenere due linee di protezione, una vicina alla costa nord dell'Africa e l'altra a 30 miglia. Quindi Mare Nostrum chiuderà secondo una fuoriuscita, secondo un phasing out che stabilirà il governo molto a breve. Il governo stabilirà quanto durerà il percorso di uscita da Mare Nostrum, ed è chiaro che lo sforzo e il lavoro sollecitato da vari colleghi in quest'Aula, a cominciare dal senatore Gasparri, di interlocuzione con i paesi terzi del Mediterraneo, è uno sforzo importantissimo che compete all'Italia e compete anche all'Europa, e su quello sforzo noi misureremo anche i risultati che la nuova Commissione riuscirà a raggiungere, fermo rimanendo che prima bisogna risolvere la questione della stabilità della Libia. Per quanto riguarda quello che chiedeva il senatore Centinaio della Lega riguardo i minori non accompagnati, lo accennavo poco fa, abbiamo fatto un cambiamento notevole, cioè i minori non accompagnati erano di competenza del Ministero del Welfare, secondo una logica che dava assistenza ai minori non accompagnati, nascente da una vecchia legge che faceva riferimento al singolo minore non accompagnato che non aveva praticamente nessuno che badasse a lui, e dunque del Ministero del Welfare. Per fare fronte alle mutate esigenze abbiamo accorpato, anche in riferimento a un accordo con l'ANCI, con i comuni, con gli enti locali, le competenze al Ministero dell'Interno, ed è una decisione presa anche nel corso dell'ultima legge di stabilità. Verranno accolti anche i minori non accompagnati nelle strutture che servono alla protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, e l'insieme di queste iniziative testimonia una grande attenzione, così come in questa logica si colloca la previsione contenuta nel decreto 119 del 2014, con il quale è stato disposto l'allentamento del patto di stabilità per i comuni, nella consapevolezza delle difficoltà per i comuni, che sono stati i comuni più gravati dal peso delle migrazioni. Il collega Di Biagio chiedeva poi sulla questione della protezione internazionale presso le commissioni territoriali, in parte la risposta è assorbita da quello che ho detto prima, cioè noi abbiamo fatto un investimento sulle commissioni territoriali, anche in termini di formazione e anche in termini di
cambio di procedure per renderle più efficienti e più rapide, e voglio ribadirlo, questo serve a dare un immediato sì a chi ha diritto e a consentire un immediato rimpatrio di chi non ha diritto, e questa nostra scelta è una scelta che rafforzeremo ulteriormente, perché abbiamo in mente che se non dovesse essere sufficiente lo sforzo fin qui fatto per dare una risposta concreta in termini di efficienza, di celerità, di rispetto dei diritti di tutti, noi allargheremo ulteriormente le commissioni. Noi abbiamo portato le attuali da 10 a 20 e le sezioni passano da 10 a 30. Questa è stata l'aumento del numero delle commissioni. Aggiungo anche che con il decreto, l'ultimo, quello il 119 del 2014, abbiamo previsto proprio un apposito corso di formazione iniziale e periodici corsi di aggiornamento, che sono organizzati anche in collaborazione con l'ACNUR e con l'Ufficio Europeo di Sostegno per l'Asilo, quindi anche a livello europeo. Il senatore Maran fa una domanda molto importante e assolutamente centrata, cioè riguarda una sorta di asylum shopping che investe tanti migranti. E la eventuale pendenza, questa è la mia risposta, di un'istanza di protezione internazionale presso un altro Stato membro è rilevata dall'autorità di pubblica sicurezza che riceve la istanza attraverso la consultazione della banca dati dell'Eurodac, e in questo caso ne è informata immediatamente l'unità nazionale Dublino, che si interfaccia con l'omologo punto di contatto dell'altro Stato membro allo scopo di definire la competenza all'esame della domanda e concordare la ripresa in carico dello straniero, e questo è, stavolta è a nostro vantaggio, in coerenza con i principi di Dublino. Nel frattempo le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale vengono informate dell'eventuale pendenza di una domanda dello stesso soggetto presso un altro Stato e sospendono il procedimento per poi dichiarare l'estinzione una volta accertata la competenza dell'altro Stato. Da questa ricostruzione, benché sommaria, emerge come si riscontrino vuoti normativi pressoché irrilevanti, cioè sia nell'incastro tra la normativa italiana e quella europea non ci sono particolari vuoti né a livello nazionale né a livello sovranazionale, e cioè specificamente con riguardo alla disciplina europea. E nemmeno, a nostro avviso, possono ravvisarsi dei grandi problemi procedurali, perché la descrizione del procedimento che ho appena effettuato sconta in positivo il fatto che con il meccanismo del circuito Eurodac le risposte arrivano abbastanza velocemente. Quindi questo è il risultato, che non dà particolari aggravi alle commissioni territoriali. Credo di avere risposto alle domande di tutti i colleghi, eccetto il senatore Endrizzi, che me l'aveva, il senatore De Cristofaro, era un po' una domanda assorbita dalla risposta che ho dato poc'anzi su Mare Nostrum, e cioè il fatto che due linee di controllo del mare non sarebbero, a nostro avviso, giustificabili. Quindi una volta che parte l'operazione Tritone è difficilmente spiegabile la prosecuzione di un'operazione di emergenza come quella di Mare Nostrum. Mentre per quanto riguarda sicurezza dei cittadini, anche nella nuova operazione, su questo c'è stato un incontro esattamente ieri al Ministero dell'Interno con i rappresentanti della Marina, con i rappresentanti del Ministero della Difesa, la sicurezza sulle navi e i controlli sanitari saranno assicurati, ovviamente questo a beneficio dei diretti interessati, a beneficio dei nostri militari e degli esponenti delle forze dell'ordine, e anche delle stesse persone che viaggiano su queste navi. Mi chiedeva anche sul piano della sicurezza dei nostri concittadini rispetto ai tagli cosiddetti. Guardi, io ho seguito da Ministro dell'Interno due leggi di stabilità. La prima legge di stabilità si è conclusa con un bilancio positivo di più 700 milioni per il comparto e per il Ministero. E l'altro risultato della prima legge di stabilità fu un turnover passato al 55%, per la prima volta, cioè la possibilità di cambiare quelli che vanno in pensione va in maggioranza rispetto alla possibilità prevista prima, che fosse una quota veramente minimale di assunzioni a fronte di quelli che andavano in pensione. Ora è il 55%, questo è il bilancio della prima legge di stabilità. In questa nuova legge di stabilità siamo riusciti ad ottenere una cosa che da tanti anni era attesa dalle forze di polizia, cioè lo sblocco
dei tetti retributivi e stipendiali salariali. Quindi io credo che proprio in queste due leggi di stabilità, che peraltro segnano l'avvio delle due prime finanziarie di questa legislatura, il comparto delle forze dell'ordine possa segnare un fatto molto positivo, e cioè che in una congiuntura non proprio espansiva il tema della sicurezza è stato ritenuto un tema centrale e assolutamente prioritario nell'azione dei governi, e questo mi sembra un risultato davvero positivo e ragguardevole. Grazie. Grazie. Hanno facoltà di replicare gli interroganti per un minuto ciascuno. Vi pregherei di rispettare il minuto perché siamo un po' fuori tempo. Prego, senatore Russo. Grazie Presidente, solo per ringraziare il Ministro e anche rispetto alle risposte date condividiamo, non possiamo che condividere la filosofia che ci ha espresso da parte del Governo di un'alleanza forte con regioni e comuni. E vigileremo perché anche nella prossima legge di stabilità questa alleanza sia confermata in una convinzione, quella che la sfida dell'integrazione permetterà a questo Paese non solo di ottemperare i propri doveri di tipo umanitario, ma anche di uno sviluppo possibile, che ci sono alcuni presidi, i comuni in primis, le regioni, penso alla scuola. Credo che l'azione del Governo e del Parlamento debbano andare in questa direzione, accompagneremo lo sforzo del Governo sicuramente. Grazie. Grazie Senatore Gasparri, prego per la replica. Sono insoddisfatto e irritato dal tono e dal contenuto delle risposte. Non è vero che tutti quelli che sono stati portati con Mare Nostrum sono dei rifugiati politici, ci sono tanti clandestini, e quindi vorrei smentire quello che lei ha detto. È incostituzionale il decreto Stati, lo ha citato lei, perché è stato messo dentro quel decreto un finanziamento di Mare Nostrum, e mi meraviglio che anche al Quirinale, dove rilevano giustamente i decreti omnibus incostituzionali, nessuno abbia detto nulla e abbiamo votato un decreto incostituzionale. Per quanto riguarda il disastro di Lampedusa, la ricordo, signor Ministro, in favore di telecamera tenere incontri e conferenze stampa quando Ministro del Governo Berlusconi dava giudizi diversi. Il disastro c'era a Lampedusa, ora c'è in tutta Italia, probabilmente con una politica dissennata, e rivendico le politiche di accordo bilaterale con la Tunisia, con la Libia e con molti altri. Dopodiché la furia bellicista di Cameron, di Sarkozy e di altri ha portato a una guerra che ha eliminato un dittatore, Gheddafi, ma ha moltiplicato i califfati e i gruppi terroristici. Chiamate in Libia qualcuno, usate lo smartphone che hanno i clandestini, se no le do un gettone, visto che Renzi ci ha dimostrato grande esperienza nella telefonia del passato e del futuro. Senatore Indrizzi, per la replica, prego. Signor Ministro, lei ha detto che Triton costerà un terzo, dunque o prima avete sprecato denaro pubblico oppure adesso abbiamo un deficit di controllo e pattugliamento. Un governo responsabile avrebbe reinvestito quei fondi per garantire il maggior bisogno di sicurezza a terra e lungo le coste. Poi lei tace sul numero delle espulsioni, e questo mi pesa, perché significa che i vostri governi sanno unicamente respingere, fare i respingimenti in mare, consegnando alla morte oppositori politici. Siamo stati condannati per questo, ma quando poi i clandestini mettono piede in Italia non sappiamo distinguere le persone oneste dai delinquenti. I primi rimangono e noi consegniamo a un dittatore una mamma e una bambina. Poi non dice nulla sugli appalti e sulla trasparenza, come vengono assegnati, se venga richiesto o meno il certificato antimafia. E sui giornali leggiamo del colossale business sui centri di accoglienza. Ecco, a parte la mafia, sappiamo quanti interessi economici ci sono e che a beneficiarne a volte sono cooperative rosse o vicine al centrodestra. Mi sarebbe piaciuto avere qualche parola in più da lei. Grazie, senatore Sacconi, per la replica. Signor Ministro, pienamente soddisfatto, perché credo si possa dire che l'operazione Triton, l'intervento dell'Europa, di ben 18 paesi di essa, nel Mediterraneo rappresenta il concreto risultato di questo semestre di presidenza dell'Unione Europea, ed essa, con buona pace per il collega Gasparri, sostituisce l'operazione Mare Nostrum, che finisce l'operazione Mare Nostrum, che ha svolto un ruolo, e un ruolo non soltanto, ripeto, per le molte vite salvate e per il governo di questo confine dell'Unione, ma soprattutto perché ha preparato il terreno a questa svolta storica
ho ricordato il 1984 come il momento nel quale ci fu una ufficiale presa di coscienza, per allora solo italiana, del fenomeno migratorio, ma solo ora, da allora, noi registriamo finalmente l'impegno di 18 paesi dell'Unione Europea nel Mediterraneo. Grazie, senatore De Cristofaro, per la replica. Ministro, spero davvero tanto di essere smentito nel corso dei mesi che verranno, ma invece temo che noi rischiamo di ritrovarci in quest'Aula quando appunto avremo dismesso Mare Nostrum e l'avremo sostituita con Triton Frontex a piangere altri morti, perché è evidente dalle sue parole e da quello che ci ha detto oggi che l'efficacia di Triton Frontex non sarà nemmeno lontanamente paragonabile all'efficacia che invece ha avuto Mare Nostrum nel corso di questi mesi. Io penso che l'Italia avrebbe dovuto avere un altro tipo di approccio nel corso di questi mesi. Piuttosto che attendere di costituire altre missioni europee, avrebbe dovuto utilizzare il proprio ruolo di presidenza del semestre europeo per chiedere risorse certe all'Unione Europea e per far partecipare l'Unione Europea direttamente alla missione Mare Nostrum. Il fatto invece anche di aver voluto cedere ad una certa propaganda insopportabile che è stata fatta nel nostro Paese nel corso di questi mesi, io penso sarà foriera di grandi tragedie con le quali purtroppo ci dovremo confrontare. Grazie. Grazie senatore Centinaio per la replica. Grazie Presidente, ma commento è che sono un pochino perplesso sulla con la leggerezza con cui è stato affrontato questo argomento, anche perché proprio oggi anche il direttore della Caritas di Milano ha parlato di questa emergenza, molti sindaci ne parlano e la affrontano. La speranza è che questo allentamento del patto valga per tutta la cifra che viene sostenuta dai comuni e non solamente poi per piccoli rimborsi, perché sennò mandiamo in dissesto finanziario praticamente tutti i comuni d'Italia. Due considerazioni finali: ha parlato di immigrazione, di determinati tipi di immigrazione, le ricordo che su 135.000 migranti, come li chiamate voi, sbarcati, solo 35.000 hanno fatto domanda per essere riconosciuti come rifugiati e di questi 35.000 solo 3.000 ne avevano diritto, meno del 10%, il resto, quindi 135.000 meno 3.000, sono clandestini, signor Ministro. E poi un'ultima considerazione: mi dispiace che allentate il patto di stabilità quando si parla di migranti, quando si parla di anziani, disoccupati, problemi del Paese, il patto di stabilità non lo potete mai allentare e siete rigidissimi. Pensate persino che a Genova, agli alluvionati di Genova, faranno pagare l'acqua. Quindi agli italiani zero e ai migranti tutto. Grazie. Senatore Di Biagio per la replica. Grazie signor Ministro per le sue concrete risposte. Personalmente sono convinto che tutto ciò che concerne il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione sussidiaria o comunque dell'asilo sia un ambito nel quale si richiede un adeguato coordinamento centrale e un approccio che coinvolga la formazione adeguata delle strutture e degli organi coinvolti. E non possiamo permetterci di gestire tutta la questione come una semplice attività amministrativa demandata alle commissioni territoriali. Serve una procedura internazionale condivisa, guidata da appositi organi specializzati nella cooperazione internazionale, con specifiche formazioni e competenze in materia. In questo senso condivido la linea intrapresa dal suo dicastero e da lei, signor Ministro, e mi ritengo soddisfatto della sua risposta. Senatore Maran per la replica. La ringrazio, signor Ministro, della risposta. Ecco, ora si tratta naturalmente di dotare le commissioni territoriali per la protezione internazionale competenti degli strumenti idonei per l'accertamento delle pendenze di altre domande dello stesso tenore presso un altro Stato dell'Unione e soprattutto consentire alle commissioni di rigettare le domande, soprattutto in presenza di una o più decisioni negative da parte di un altro Paese dell'Unione. Grazie. Passiamo alle interrogazioni su risorse e organizzazione delle forze di polizia. I senatori iscritti a parlare hanno facoltà di rivolgere domande al Ministro dell'Interno, onorevole Alfano, per 2 minuti. Il senatore Collina ha facoltà di intervenire. Prego. Signor Presidente, signor Ministro, voglio innanzitutto sottolineare come la eventualità che propone l'interrogazione risposta immediata sul tema delle risorse dell'organizzazione
delle forze di polizia all'indomani dei fatti di cui è stata testé data l'informativa del governo sia casuale e quindi vada per quanto possibile isolata da quei fatti. Vi sono però tre elementi di attualità che attengono al comparto sicurezza su cui intendo porre la domanda. In Senato è in discussione il DDL di riforma della pubblica amministrazione e all'interno di questo è contenuta la delega di riorganizzazione dei corpi di polizia. Credo che questa sia una sede appropriata affinché il signor Ministro dell'Interno ci renda edotti sullo stato di approfondimento degli orientamenti del Governo sull'esercizio della delega. Secondariamente si chiede, anche se in precedenza è stato accennato, se sia nelle volontà del Governo di mantenere gli impegni presi anche con le rappresentanze sindacali delle forze dell'ordine negli accordi che prevedono risorse che pongono rimedio alle difficoltà che i lavoratori del comparto sicurezza hanno affrontato in questi anni, assicurando queste risorse anche per gli anni a venire. Infine, dopo il positivo riscontro accordato alle persone giudicate idonee presenti nelle ultime graduatorie di concorso di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Carabinieri e Corpo Forestale, si chiede se possano avere analoga risposta le persone giudicate idonee nelle ultime graduatorie di concorso della Guardia di Finanza all'interno della legge di stabilità di prossima approvazione. Grazie. Iscritto a parlare il senatore Mazzoni, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente, signor Ministro. Il Governo ha annunciato a più riprese altri ingenti tagli alle forze di polizia. L'ex commissario straordinario per la spending review Cottarelli ne aveva previsti per 2,5 miliardi di euro nel biennio 2016-2018, mentre ora si parla di 1,5 miliardi. Queste misure hanno trovato la netta contrarietà dei vertici di polizia, carabinieri e guardia di finanza, che hanno escluso la possibilità di ridurre ulteriormente il numero di uomini in campo. Le forze di polizia, in quanto chiamate a garantire la sicurezza, si trovano a un bivio molto delicato. Ulteriori riduzioni dei costi che dovessero essere individuate non dovranno comunque impattare né sul personale né attraverso ulteriori tagli lineari sui capitoli di bilancio. L'ipotesi di arrivare alla unificazione delle forze di polizia è stata accantonata grazie ai risultati ottenuti col programma di coordinamento nato per limitare al massimo possibili sovrapposizioni. Ma se non verranno scongiurati i tagli previsti, si rischia di minare alla radice l'intero sistema di sicurezza interno, senza contare che il blocco stipendiale nelle progressioni di carriera, che ha inciso negli ultimi 4 anni per 1,7 miliardi sul personale del comparto sicurezza, sta già compromettendo l'organizzazione gerarchica e in particolare la leva motivazionale. Chiediamo dunque al Governo quali soluzioni alternative intende percorrere per non procedere a ulteriori tagli del personale delle forze dell'ordine, se ritiene che sia possibile porre mano alla riduzione dei consumi intermedi, quali iniziative sono previste per una riorganizzazione delle forze dell'ordine che valorizzi la specificità riconosciuta loro per legge e che punti al rafforzamento dei presidi di sicurezza e non al loro indebolimento. Grazie. Senatore Crimi, è iscritto a parlare, ne ha facoltà, prego. Signor Ministro, innanzitutto non posso che condannare quel che è successo ieri. È un segnale di allarme e di una tensione crescente che non potrà più essere contenuta con finti e vuoti annunci, ma esploderà se agli annunci non seguiranno fatti concreti che porteranno benefici ai cittadini. Ma a prescindere dai fatti specifici avvenuti ieri, è casuale la coincidenza col tema di oggi, le forze dell'ordine garantiscono oggi la sicurezza dei cittadini e la sicurezza pubblica, e come tali devono avere gli strumenti. E quindi innanzitutto mi piacerebbe per esempio suggerire al signor Ministro di cominciare a valutare, chiedo se ha preso in considerazione, i numeri identificativi per gli agenti impegnati nelle operazioni di pubblica sicurezza, a prescindere dall'iter legislativo dei disegni di legge che ci sono qui in Senato. Le chiedo comunque di chiarire i contenuti dell'articolo 21,1 della legge di stabilità, che non sembra, quanto si legge, escludere il comparto sicurezza dalla proroga del blocco stipendiale, come invece è stato ampiamente annunciato, in quanto è previsto solo per alcune particolari, c'è scritto in sostanza nella relazione tecnica che al personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico la proroga per l'anno 2015, ma non dice espressamente che sono sbloccati gli stipendi di agenti ufficiali e sottufficiali, quindi stipendi solo bloccati per i dirigenti di polizia e delle forze armate, quindi ancora il resto è una deduzione. Ci chiediamo perché non scriverlo chiaramente, è tolto il blocco degli aumenti stipendiali, no, bisogna fare sempre una deduzione.
nonostante lei abbia dichiarato che è merito di questo governo di sbloccare, come anche testé dichiarato. Però nella legge di stabilità è scritto in maniera chiara, è una deduzione a cui si arriva con qualche salto mortale. Le garantisco che abbiamo fatto difficoltà a trovare realmente il contenuto dello sblocco stipendiale. Le chiedo come intende affrontare le esigenze di aumento delle risorse e delle dotazioni organiche delle forze dell'ordine, il pagamento degli straordinari, la carenza di risorse strumentari, è notoria la costante carenza addirittura delle benzine per le macchine di servizio, le dotazioni di sicurezza e protezione con particolare riferimento all'accoglienza dei flussi migratori al fine di garantirne la loro sicurezza, il tutto con i tagli annunciati in finanziaria nella legge di stabilità. Iscritto a parlare il senatore Sacconi, ne ha facoltà, prego. Signor Ministro, sono stati lunghi gli anni che hanno rappresentato significativi tagli ai trasferimenti relativi alle forze dedicate al nostro sistema di sicurezza. Con lei vi sono significative inversioni di tendenza per le quali la interrogo, con riferimento in particolare al reclutamento, affinché sia garantito un adeguato turnover del personale, all'incentivazione soprattutto di quella parte di personale di polizia che è impiegato nelle attività operative, al superamento del blocco economico relativo alle progressioni di carriera che per molti aspetti presenta anche profili di dubbia costituzionalità, al numero unico ancora di emergenza europea 112, dal quale ci si deve attendere una ben maggiore efficienza e integrazione dei molti servizi di emergenza che insistono nel nostro Paese. Grazie. È iscritto a parlare il senatore De Cristofaro, ne ha facoltà, prego. Prego. Grazie Presidente. Ministro, all'interno del decreto legge sulla violenza negli stadi che abbiamo approvato recentemente, che avete approvato recentemente, che la maggioranza ha approvato recentemente, era contenuta una norma che a nostro avviso avrebbe necessitato una trattazione almeno a sé stante, cioè quella che prevede la sperimentazione del nostro Paese della pistola elettrica, detta Taser, tra le armi in dotazione alle nostre forze dell'ordine, peraltro proprio nello stesso momento in cui, come è stato ricordato anche oggi, in Italia mancano alle forze dell'ordine finanche i soldi per poter mettere la benzina nelle auto delle macchine. Noi in quella sede presentammo un ordine del giorno che fu respinto, che chiedeva di non procedere alla sperimentazione della pistola elettrica, anche perché ne denunciava la pericolosità molto maggiore della rappresentazione. Si tratta di armi stordenti munite di scariche elettriche che provocano la neutralizzazione immediata del bersaglio e che peraltro sono sotto osservazione da diversi anni di molte organizzazioni umanitarie che ne hanno denunciato il cospicuo numero di morti nei paesi laddove esistono. Allora, signor Ministro, vorremmo sapere come si intende procedere a questa sperimentazione, come si intende evitare il facile, possibile purtroppo, abuso di questo strumento che a nostro avviso con troppa leggerezza il governo ha deciso di introdurre, e vorremmo anche avere qualche dettaglio in più sui costi di questa operazione. Nell'epoca appunto dei tagli e di una grande sofferenza, di una grande difficoltà, ci piacerebbe avere dei dettagli in più su questo che non è certo un aspetto secondario. Grazie. Grazie. Senatore Centinaio, iscritto a parlare, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente. Il crescente flusso di profughi e migranti clandestini che sbarcano sulle coste del nostro Paese integra gli estremi di un'emergenza con potenziali risvolti sanitari in considerazione delle condizioni igieniche degli stati in cui origina il flusso. Parte considerevole dei profughi e migranti clandestini è raccolto in alto mare dalle navi della Marina Militare che prendono parte dell'operazione Mare Nostrum. Una volta sul territorio nazionale, i migranti clandestini e i profughi sono altresì presi in carico dalle forze dell'ordine e dal personale dello Stato. È quindi in atto una vera e propria emergenza che le forze dell'ordine non riescono più a fronteggiare, a dispetto dell'abnegazione e della dedizione dimostrate, ormai quantitativamente insufficienti, in rapporto alle dimensioni della sfida.
Alle già complesse incombenze ordinarie infatti si sono recentemente aggiunte quelle determinate dall'assorbimento e dalla gestione di un certo numero di immigrati clandestini giunti dall'Africa. Esiste inoltre conseguentemente un rischio sanitario da esposizione al contagio di malattie infettive a carico del personale nazionale impegnato nella gestione dell'emergenza migratoria. Chiediamo quindi di sapere quali misure il Governo abbia assunto per ridurre il rischio di contagio nel personale in servizio presso le questure incaricate all'accoglienza dei cittadini extracomunitari, quali provvedimenti intende adottare per garantire che gli agenti delle forze di polizia possano operare secondo il proprio mandato professionale senza essere sottoposti a rischi eccessivi e siano inoltre dotati di tutti gli strumenti idonei per svolgere al meglio i propri compiti. Grazie. Grazie. Senatore Di Biagio, iscritto a parlare, prego. Grazie Presidente. Signor Ministro, in tema di risorse e organizzazione delle forze di polizia è sempre viva la problematica delle graduatorie dei concorsi in polizia. Sappiamo che negli anni passati si sono moltiplicati i concorsi senza tenere conto via via delle graduatorie dei concorsi precedenti ancora aperte. Una situazione le cui responsabilità chiaramente non possono essere assegnate interamente all'attuale dirigenza, perché senza dubbio ricadono ad un'amministrazione precedente, ma il cui copione si è purtroppo ripetuto in occasione dell'ultimo concorso, bandito in vista dell'Expo del 2015, che parimenti non ha tenuto conto della sussistenza di graduatori precedenti, generando malumori e contenziosi. La situazione richiede attualmente scelte efficaci e lungimiranti, anche perché lasciare in un limbo di attesa migliaia di ragazzi vincitori ed idoni, non vincitori, per i quali l'accesso in polizia rappresenta una speranza e una vocazione, ed esprimere anche la volontà di mettere generosamente al servizio del Paese. Attualmente restano ancora aperte e pendenti le graduatorie relative a 1.600 agenti del concorso 2010 e ai 2.800 agenti del concorso 2012, che tra vincitori e di doni sono circa 1.800, che potrebbero contribuire a attenuare la necessità di organico e di operatività delle forze di polizia. Chiedo pertanto al Governo quali iniziative intenda predisporre, anche in considerazione dell'eminente sblocco del turnover previsto per il 2015, per garantire ai tanti ragazzi ancora in attesa delle citate graduatorie l'ammissione al servizio. Grazie. Può rispondere il Ministro Alfano congiuntamente agli interroganti. 10 minuti, grazie. Grazie Presidente. Utilizzerò meno del tempo che mi è dato a disposizione. L'onorevole, il senatore Collina mi chiede dei metodi e dei criteri per la riorganizzazione delle forze di polizia, delle risorse per gli anni a venire, poi mi pone la questione degli idonei. Provo, partendo da qui, a rispondere anche ad altri colleghi. Per quanto riguarda i criteri di riorganizzazione delle forze di polizia, di razionalizzazione dei presidi di polizia, che incrocia anche la domanda del collega Mazzoni, voglio essere molto chiaro. Noi abbiamo intenzione di riorganizzare il sistema della sicurezza nazionale senza togliere uomini dalle strade e senza abbassare gli standard di sicurezza, e anzi abbiamo un obiettivo molto più ambizioso, che è quello di rafforzare la sicurezza nelle città, la sicurezza urbana, anche con un lavoro comune con gli enti locali e gli enti territoriali. Perché faccio questo? Perché anche i recenti episodi di ieri dimostrano come il sistema di tenuta dell'ordine pubblico è un elemento vitale per il funzionamento democratico del Paese, per cui prima di intervenire, prima di correggere un sistema che regge a 10.000 manifestazioni che riguardano l'ordine pubblico ogni anno, noi dobbiamo pensarci molto bene e dobbiamo agire senza correre il minimo rischio di diminuire gli standard di sicurezza. Questo è un elemento basilare nel ragionamento che noi stiamo portando avanti. Questo non significa che non si possano mettere a fattor comune una serie di servizi, che non si possano mettere, lavorando in sinergia, in comune una serie di attività, e questo non significa che se c'è un presidio a pochi metri o pochi chilometri
da un altro non si possa razionalizzare. Questo è un punto essenziale. Poi per quanto riguarda il numero complessivo delle forze di polizia, la scelta della delega serve proprio a dire il Parlamento lavori e rifletta su un tema su cui il Governo vuole la massima partecipazione da parte del Parlamento in una logica del tutto partecipativa con il Parlamento, perché si tocca un elemento delicatissimo della vita democratica che è quello del sistema della sicurezza nazionale. Così come per quanto riguarda le risorse per gli anni a venire, il tema che è stato in connessione posto anche dal senatore Mazzoni, per quanto ci riguarda non ci vede in affanno, in apnea, perché noi, voglio ripeterlo, l'ho detto rispondendo in parte alle domande dei quesiti precedenti, noi nelle due finanziarie approvate in questa legislatura, adesso arriverà in Parlamento, quindi parlo solamente del passaggio governativo della finanziaria di questo anno, quindi nella prima che è già stata approvata, nella seconda che è stata approvata dal Governo e ancora deve venire in Parlamento, noi non abbiamo segnato un rosso, abbiamo segnato invece un aumento di risorse, un incremento di risorse, e nella fattispecie di questo anno abbiamo sbloccato la questione che riguarda i tetti retributivi e i tetti stipendiali, e mi sembra un grande risultato. E da questo punto di vista vorrei dire al senatore Crimi, senza alcuna forma di ironia, che è evidente che lei non trovi scritto lo sblocco del turnover, perché ci sono le norme precedenti che dicevano che il turnover era fino al 31/12/2014, quindi non c'era nulla da dire, era sufficiente non rinnovare il turnover per fare questo. Gliel'ho detto nel modo più normale e naturale possibile per dirle che io capisco la critica e la contestazione, ma se si fanno le cose bene, è bene che non ci siano critiche magari ingiustificate. Allora, l'altra questione che era quella posta dal senatore Mazzoni relativamente alla specificità. Tutte le azioni che stiamo svolgendo sono tutte tendenti a rafforzare la specificità, che riteniamo una conquista da non abbandonare. Questo è per noi un elemento molto importante che ha fatto sì che anche nelle relazioni con le rappresentanze sindacali delle forze di polizia noi potessimo esprimere una parola chiara. Noi sulla specificità non facciamo marcia indietro e ribadiamo che sulle forze di polizia questo Paese e questo Governo intende investire. Aggiungo altre considerazioni che riguardano le domande poste dal senatore Sacconi, che ringrazio per il riconoscimento dato all'azione che abbiamo svolto, e ribadisco quanto ho detto fin qui. Nessun uomo in meno per le strade, presidio dell'attività territoriale delle forze da parte delle forze di sicurezza e l'obiettivo di rendere l'Italia un paese sicuro nel quale vivere. Noi abbiamo un programma di messa in efficienza ulteriore delle forze di polizia, secondo quanto ho detto poco fa, e abbiamo anche l'obiettivo di una collaborazione sempre più efficace con gli enti locali. E il prossimo obiettivo che noi ci diamo è una legge sulla sicurezza nelle città, che ci pare un obiettivo strategico davvero fondamentale da assicurare. Per quanto riguarda la sicurezza, il Parlamento ha approvato, non era una proposta originariamente del Governo, nasceva alla Camera, l'uso della taser, di questa modalità elettrica di una pistola che è stata sperimentata in altri paesi, è evidente che la nostra azione sarà un'azione di uso dello strumento previe tutte le verifiche, fatte tutte le verifiche. Il Parlamento ha dato questa indicazione al Governo e il Governo ottempererà alla indicazione del Parlamento facendo tutte le verifiche che sono necessarie e anche studiando i precedenti che si sono verificati negli altri paesi. Per quanto riguarda la domanda del senatore Centinaio che riguardava la vicenda sanitaria, qui il 9 ottobre il Ministro della Salute ha detto tutto ciò che c'era
da dire. Qui posso solo aggiungere da parte mia che saranno mantenuti i tradizionali presidi di screening sanitario sui migranti effettuati a terra dopo gli sbarchi e prima del loro smistamento ovviamente presso i vari centri governativi. Poi abbiamo previsto la distribuzione a scopo prudenziale di un kit di protezione individuale al personale della Polizia di Stato che è in servizio negli scali aeroportuali interessati da voli internazionali extra Schengen e questa strumentazione potrà essere anche distribuita in caso di effettiva esigenza al personale di altri uffici o di altri reparti. Ritengo di non avere ancora risposto alla interrogazione del collega Di Biagio relativamente alle assunzioni e alla validità delle graduatorie e il provvedimento normativo ricordato dal senatore aveva quello di scorrimento della graduatoria aveva uno specifico scopo che è quello dello svolgimento di Expo per cui in via straordinaria è stata prevista l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per 964 allievi agenti indetto nel 2013 e questo atto che è appunto straordinario non ha modificato l'intera normativa preesistente e neanche quindi il codice dell'ordinamento militare che impone fino a tutto il 2015 una precisa cadenza periodica del concorso anche per venire incontro alle specifiche esigenze della difesa che sono collegate alla necessità di garantire un sufficiente numero di volontari. Per cui al di là dell'intervento del tutto eccezionale che è collegato alle cresciute esigenze dell'Expo rimane difficile ipotizzare ulteriori scorrimenti di graduatorie già definite, quelle in riferimento cioè ai concorsi precedenti al 2013, perché questo determinerebbe conseguenze inique su posizioni già consolidate con inevitabile rischio anche dell'aumento del contenzioso. Grazie. Senatore Collina per la replica, un minuto. Sì, grazie signor Ministro. Mi dichiaro soddisfatto relativamente alle indicazioni che ha dato sull'organizzazione dei corpi di polizia. In commissione prima stiamo affrontando la discussione anche con i relativi emendamenti. Gli aspetti fondamentali però credo da sottolineare siano quelli relativi ad una razionalizzazione che salvaguarda la specializzazione e cerca di evitare le sovrapposizioni. Sugli aspetti invece delle dotazioni sul comparto sicurezza c'è stata una sostanziale conferma e rassicurazione. Sull'ultimo punto io credo che si debba fare un'ulteriore riflessione per capire se le condizioni che abbiamo creato siano ancora più inique di quelle che si cercano di evitare, quindi probabilmente il tema va riaffrontato per capire se la presenza di continui concorsi e quindi la generazione di successive graduatorie una dietro l'altra comporti poi in realtà come dire, la creazione automatica di queste situazioni alle quali poi non si riesce a dare risposta. Grazie. Senatore Mazzoni per la replica, un minuto. Sì, grazie Presidente. Noi vogliamo ribadire qui il presupposto che il comparto sicurezza non può essere trattato come tutti gli altri settori della pubblica amministrazione. Il Ministro ha detto che la specificità sarà tenuta in considerazione. Ricordo che la legge fu voluta e varata dal governo Berlusconi nel 2010 e però i successivi governi, come dire, l'hanno trasformata in una scatola, una specie di scatola vuota che si è trasformata a sua volta in una ulteriore beffa per le forze dell'ordine che pertanto avevano lottato per avere la specificità e poi si sono trovati con un nulla di fatto. Comunque prendo atto che il Ministro ha assicurato una riorganizzazione delle forze dell'ordine che non abbassi gli standard di sicurezza, vigileremo perché questo accada veramente, così come vigileremo che la legge stabilità porti a termine la valorizzazione delle forze dell'ordine anche dal punto di vista stipendiale. Grazie. Senatore Crimi per la replica, prego. Signor Ministro, senza ironia anch'io, però quando si intende sbloccare lo stipendio di una categoria si intende un aumento stipendiale, per quello servono soldi. Soldi che non mi sembra di trovare in finanziaria, è questo quello che mi aspettavo. Ci sono a bilancio. Se ci sono dei soldi, però evidentemente preferiamo spenderli nell'acquisto del taser
per i quali magari ci auguriamo di non trovarci come per i braccialetti elettronici nel trovare qualche parente amico del ministro attuale o futuro nella ditta che li venderà, se già prevista. Però io dico che forse le forze dell'ordine verrebbero meglio se fossero pagati gli straordinari e i soldi fossero stanziati per quelli e non per i tese. Quando parliamo di razionalizzazione, lei ha usato questo termine tantissime volte, razionalizzazione ormai abbiamo imparato che vuol dire tagli, e già la razionalizzazione è iniziata, perché forse ci siamo dimenticati che in quest'anno sono stati chiusi un sacco di commissariati. Io ricordo Polizia Stradale, altri commissariati in zona di Breno, Salò, Treviglio e altri, quindi diciamo che i tagli sono già stati effettuati e la razionalizzazione ha comportato solo diminuzione della sicurezza e non sicuramente efficientamento come dovrebbe essere. Senatore Sacconi per la replica. Sì, signor Ministro, pienamente soddisfatto, la ringrazio per ciò che ha fatto con riferimento al turnover. Ben il 55% di quelli usciti sono stati reintegrati, invertendo quindi le tendenze del passato. La ringrazio per l'utilizzo che ha fatto del Fondo Unico Giustizia, perché è stato dedicato all'incentivazione del personale di polizia impiegato nelle attività operative, per le norme contenute nel decreto legge 90 ancora con riferimento al reclutamento e soprattutto per la legge di stabilità che almeno ha superato quell'ingiusto blocco economico delle progressioni di carriera per il personale delle forze dell'ordine. Soprattutto la ringrazio perché difende ogni giorno gli addetti alle forze di polizia, al personale di pubblica sicurezza dai tentativi di delegittimazione che continuano ad esservi. Senatore De Cristofaro per la replica, prego. Io spero, Ministro, che le verifiche di cui lei ha parlato relative appunto a questa questione delicata dell'introduzione della pistola elettrica siano effettivamente stringenti e serie, come lei oggi ci ha detto. Lo verificheremo nel corso dei prossimi mesi e lo spero davvero, anche perché, mi consenta di dirlo, vede, contano anche moltissimo i simboli, i gesti politici e i gesti simbolici. Siccome noi siamo dentro una fase di grande asprezza dello scontro sociale, del conflitto sociale, siccome poco fa abbiamo parlato in quest'aula di quello che è accaduto ieri, delle gravissime vicende che sono accadute ieri in piazza, ecco, a me un Parlamento, una maggioranza parlamentare che contemporaneamente da una parte rifiuta, come sta facendo, perdendo mesi e mesi, nonostante la presentazione di molti disegni di legge, tra cui il mio all'inizio della legislatura, rifiuta di apporre i codici identificativi sui caschi delle forze. Prego, continui. Finisco. E dall'altra parte introduce invece la pistola elettrica con tutti i rischi che questa cosa comporta, ebbene, non soltanto dal punto di vista simbolico, ma anche dal punto di vista politico, mi fa paura. E la dice lunga, diciamo così, sul tempo che viviamo. Per cui noi la guarderemo con grande attenzione questa sperimentazione e la denunceremo con grande forza laddove dovessimo renderci conto che, come in altri paesi, provocherà anche in Italia danni e non invece cose positive. Grazie. Dottore Centinaio per la replica. Ma, signor Ministro, in quest'Aula è venuto il Ministro della Sanità a parlarci di Ebola e quindi a noi non interessava specificamente quel problema. A noi sarebbe piaciuto sentir parlare di presidi medico-sanitari, che cosa viene fatto. Mi sarebbe piaciuto sentir parlare di training di comportamento alle forze dell'ordine, che cosa gli viene consigliato di fare. Mi sarebbe piaciuto sentir parlare di vaccino della TBC, però... queste sono le cose che a noi interessano in questo momento per le forze dell'ordine. Mi fanno paura anche quelle situazioni che sono all'interno del nostro territorio nazionale. Ci è stato segnalato di 30 immigrati che sono stati spostati da Venezia a Vicenza, 30 persone a cui è stata diagnosticata la scabbia. Il problema è che da Venezia a Vicenza si sono dimenticati di dire ai poliziotti di Vicenza che questi migranti avevano la scabbia. Se ce lo dimentichiamo per queste malattie, io mi immagino per altro. Quindi la cosa che le chiedo è maggiori controlli e una maggiore attenzione, perché senza voler fare allarmismo, qui a trasmettere un virus da una persona all'altra ci si mette meno di un secondo. Grazie. Senatore Di Biagio per la replica. Presidente,
La ringrazio, signor Ministro, delle evidenze fornite su una problematica che merita risposte efficaci, anche in considerazione del complesso iter che accompagna l'accesso nelle forze di polizia e che prevede, tra l'altro, un passaggio obbligato nell'esercito. La distinzione tra le prime e seconda liquida è tutta una serie di passaggi che interessano di fatto due amministrazioni. In questo senso colgo l'occasione per segnalare l'opportunità, Ministro, di istituire un apposito coordinamento in questa materia che possa vigilare affinché nelle dinamiche di passaggio da una all'altra amministrazione gli aspiranti agenti non finiscano in una terra di nessuno dove si rischia il moltiplicarsi di lungaggini e irregolarità inaccettabili. E sono certo che la sua amministrazione saprà farsi carico delle problematiche in maniera risolutiva. Grazie, Ministro.